sono Giorgio, ho 18 anni e sono di Savona. Eccolo il nostro Giorgio, è qui con noi. Io sono Nicolas. E io sono William. E insieme siamo i me contro te. Ragazzi, ci siamo. Sta per cominciare la caserma. Ci siamo. Chissà come sarà, se sarà simpatico o no. Vabbè, comunque oggi conosciamo i ragazzi. Ah, ma prima, scusate. Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia e siamo qui oggi per conoscere alcuni dei protagonisti della caserma. Della caserma, lololo. Ci saranno uomini, ci saranno anche le ragazze, donne, cioè, sì, quello. Iniziamo subito, andiamo a vedere i nostri protagonisti e le loro backstories. Mi chiamo Noemi Akano, ho 19 anni e vengo da Modena. Ciao cara, 19 anni ragazzi, ciò significa che sono maggiorenni. Cioè, o meglio, lei è maggiorenne, non ci sono adolescenti. Cioè, come nel caso del collegio. Adesso abbiamo i ragazzi adulti. Sono stata vittima di bullismo perché ero l'unica ragazza nera in tutta la scuola. E che motivo è per fare bullismo? Perché è l'unica ragazza? Ma cosa? Poveretta. Poi dopo che ho aperto il canale YouTube, proprio la vera me è uscita fuori e adesso sto davvero bene. Una collega, un canale YouTube, dov'è il mio telefono? Anche un bel po' di iscritti, 164.000, ciao! Collega, mi fa piacere. Io sono Martino, ho 19 anni. Ha detto Martino? Io sono Martino. Ho sentito bene, Martino? A me le divise piacciono tantissimo, proprio le adoro. Vabbè, a chi non piacciono le divise, ragazzi? L'uomo in uniforme, tipo, che ne so, poliziotto, carabiniere, pompiere, il pompiere! Le divise più belle sono receptionist. La divisa? Da receptionist? Ragazzi, io ho fatto una volta la receptionist per uno stage, ma avevamo una camicia e una gonna lunga, cioè tipo al ginocchio, orribile. No. Militare anche? Militare già, comunque, ha il suo fascino. E la polizia, mi piace. Bella, bella, pure l'uniforme polizia è molto molto bella. Quella stradale, però. Quella stradale! È obbrobriosa quella stradale! Ma che gusti ha! No, non mi piace. Non ha quel fascino la polizia stradale. Sono Alessandro, ho 22 anni. Abito con mia madre, mia nonna e mio fratello adottato. Vedete, comunque hanno tutti questa età super giù, sono maggiorenni. Forse per fare questo programma, essendo molto dura, molto tosto, devono essere maggiorenni. Bello, mi fa piacere. Ho tanti sogni, principalmente il primo sarebbe sfonda con la musica, faccio rap. Mamma, il primo che vuole sfondare il mondo dello spettacolo con la musica è un rapper. Sono una persona che se vuole arrivare a un punto fa in modo di arrivarci anche con le braccia rotte. Ricordiamoci questa frase, ragazzi, con le braccia rotte, perché sarà tosto questo programma, Quindi se si farà male a un, non lo so, un pollicino, un mignolino, ce l'ho con questo dito. Comunque, ricordiamoci questa frase. Metto le Jordan, scendo la scala, scendo a Bagnoli, frate, sono a casa. Tutti rapper qui, ma che cos'è? Sono Luca Ferrettini, ho 18 anni, abito a Milano. 18? Sembra 25enne. Mamma mia, sembra gigantesco invece a 18 anni. Come parlo? Voglio vedere come io, con la mia testa e le mie idee, riesco ad adattarmi a una vita così rigida come quella della caserma. Ma mi viene di dire il collegio? No, è la caserma. Io sono Nicolas. E io sono William. E insieme siamo i me contro te. E siamo la Pisa Twins. Ah no, non sono i me contro te, sono i chi? I Twins? Ma io li ricordo questi su TikTok, o sbaglio? Ricordatemi anche voi, io li ho visti su TikTok. Questo è il mio gatto, si chiama Mary. Doppia funzione, funzione gatto, funzione infradito. Infradito? Ma cosa c'entra il gatto in infradito? Boh, comunque a quanto pare ci sono questi ragazzi che sono abbastanza conosciuti. E poi ci sarà anche Ciupilan, ragazzi. George del collegio, appunto. Mi raccomando, tra un pochino arriverà anche la sua backstories. Vediamo com'è diventato. Abbiamo una buona fanbase, abbiamo 7 milioni di follower. What?
7 milioni? Ma cosa? Io non lo sapevo, pensavo fossero conosciuti sì su TikTok, ma non 7 milioni. Sapete quanti sono 7 milioni? 7 milioni, oh mio Dio. Quindi ci definiamo un po' più artisti piuttosto che influencer. Non dico se ci sta. Perché no? Perché è brutto. Boh, non lo sanno neanche loro come chiamarsi. Ragazzi, si dice creator, eh? O content creator. È più così, creatori di contenuti. Siamo noi, popolo del web. Sono Antonio, ho 19 anni e vengo da Cercola, in provincia di Napoli. Sembra abbastanza fine questo ragazzo, sembra un bravo ragazzo. Il mio sogno sin da piccolo è diventare un soldato. Ah, quindi sei nel programma perfetto. Ma hai 19 anni, avresti potuto fare la leva militare a 18, come si fa normalmente. Io pratico il parkour, che è uno sport nato da un addestramento militare francese. Bellissimo! Quindi sarà già abbastanza agile lui. Non vedo l'ora che inizi il programma, che ricordo, non ricordo, cioè nel senso, non lo so se lo sapete, inizia giorno 27. Quindi tutti sintonizzati. Sono Omar Hussain, ho 23 anni, studio fisica a Pisa. Aspetta, ma questo che ci fa qui? Un fisico! Si vuole mettere alla prova? Bellissimo! Vedremo, magari userà il cervello e i muscoli. Sembra abbastanza anche possente di spalle, boh. Faccio parte del Mensa, sono nel 2% della popolazione con il QI più elevato. Ops, mi scusi, allora non le rivolgo neanche la parola perché potrei fare brutta figura. Cioè, il 2% della popolazione con il QI più alto, ragazzi, cioè super intelligente. Sono curiosa di conoscerlo. Mi fa bene poter meditare. Bravo nonnino! Sarebbe sicuramente funzionale a quello che è il mio più grande sogno, ovvero diventare astronauta. Wow! Spero davvero che realizzi il suo sogno, veramente. Sono Giorgio, ho 18 anni e sono di Savona. Eccolo il nostro Giorgio, è qui con noi. Che canzone è? Caramba, che sorpresa, o sbaglio? Dio, avevo tipo 5 anni. Vabbè, sono vecchia. Il mio specchio, perché sono molto, molto, molto egocentrico. Ma va? Davvero? Non lo sapevamo noi, caro Ciupilan. Ho fatto il collegio e quindi diciamo che ho acquistato un po' di visibilità e mi conoscono un po' di ragazzi. Lo sappiamo. E vi ricordo che la caserma è dagli stessi creatori del collegio, quindi cioè fanno le cose in casa. Diciamo che non vado pazzo per lo studio. Sì, mi ricordo anche questo. Mi piace l'attività fisica da matti, faccio 4 ore al giorno di palestra. 4 ore al giorno, Ciupilan? Fantastico, bravissimo. Quindi il programma è adatto a te. Magari non ti piace studiare, ma ti piacerà fare attività e cose. Vabbè, non so cosa faranno, boh. Comunque, ti piacerà forse. Ciupilan e TikTok. Avevo paura perché, se non mi sbaglio, nella vita militare sono tutti maschi. Paura, di rimanere senza femminucce per 1-2 mesi? Non lo so. Ma chissà, magari ci saranno. Sì, Ciupilan, ci saranno. Però tu non lo sai. Quindi non sono abituato a stare in un contesto per tanto tempo con tutti i ragazzi. Ecco lui, super donnaiolo, non può stare senza ragazze. Ci saranno delle ragazze, chissà se farà colpo come ha fatto al collegio con qualcuna. Sono troppo curiosa. Sono Erika, ho 23 anni, vengo da Brugherio, anche se attualmente vivo da Rone insieme alla mia ragazza e alla sua famiglia. Interessante questa ragazza, vediamo che cosa ha da raccontare. Sono un'attivista per i diritti della comunità LGBTQ+. Eccola qui, lo sapevo, almeno anche alla Rai si parlerà di questo, cioè siamo nel 2021. La mia ragazza si chiama Martina e insieme combattiamo sui social l'omofobia attraverso l'ironia. Ecco, quindi sono un po' tutti social questi ragazzi, influencer, cioè ci sono i gemelli, Ciupilan, lei già sicuramente avrà un seguito per fare queste cose. Hanno preso ragazzi conosciuti forse. Vabbè, comunque mi va bene. Lei è Martina. Ciao. Ciao Martina, benvenuta. Non è stato per niente facile dirle i miei, sono un po' di mesi che non li sento e... I had a dream.
Ma non è giusto, ma la possono, poverina, lasciare così, genitori, è vostra figlia, è vostra figlia. L'abbiamo persa, che è successo? Un errore di montaggio, un... Rai? Tutto a posto? Mi chiamo Linda, ho 22 anni, pratico acrobatica aerea. Non si chiamava pole dance? Boh vabbè, comunque mi piace pole dance. Lo farei anch'io se avessi i muscoli. I ragazzi comunque mi cercano, cioè... Cioè, che cosa significa? Che ti sei nascosta e loro ti cercano, giocate a nascondino? Che significa? Devo dire che comunque faccio abbastanza colpo. Eccola! Aiuto, mi è rimasto il labbro incastrato il dente. Ma che cosa? Comunque, cioè, lei fa colpo e io faccio brutte figure. Se la tira un po' lei, eh? Però una bella ragazza ci sta. I genitori comunque mi appoggiano in questa esperienza. Però mio padre un pochino di meno. Era meglio cercarsi un posto di lavoro. Bellissimo il papà, bravissimo. Vabbè, ma tranquillo papà. A parte che ho visto che è laureata. Ma comunque, a parte questo, appena uscirà dalla caserma avrà tanti follower, diventerà un influencer, una TikToker. Tranquillo papo, babbo. Sono Alice, ho 23 anni e vengo da Roma. Io col mondo militare non c'entro molto. E beh, facciamo delle nuove esperienze. Anche io se fossi andata lì non c'entrerei niente. Penso che non avrei resistito neanche alla backstories. No. Anzi, non c'entro probabilmente niente. Però a me le sfide piacciono molto. Ma è pazza! Ma come ho fatto? No, io non lo farei né ore né mai, ragazzi. Ma che cosa sono queste cose? Assolutamente no. Nella vita faccio una cosa bellissima: insegno danza e insegno yoga. Che bello! Mi piacerebbe fare un po' di yoga. No, aspetta, più che altro forse meditazione. Sì, ci vorrebbe. Mia mamma ho fatto la storia perché è stata la prima insieme a altre 11 donne, donna militare italiana. Sei grande mamma! Bam! Mi dovete perdonare ragazzi, sono troppo anziana. Di conseguenza io sono la prima figlia di una coppia militare italiana. Addirittura! Vedremo, quindi lei ha voluto fare questa esperienza perché ha genitori militari. Studio alla John Cabot University, Communication, Psychology and English Literature. Aspetta, cosa? Non ho capito. Eh? Ripeti, magari parla come mangi? What? Cosa? Per me il mascara è un must. E ora che cosa c'entra? Prima University, Wisconsin, Devasking, Psychologist, Regology, e poi il must del mascara. Due cose totalmente, cioè, cosa c'entra? Beh. Agli scout infatti mi chiamavano cerbiatto vanitoso perché, beh, perché? 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 Diccelo perché! No, non puoi lasciarci così! Dici perché! No, non ce lo dirà mai! Perché? Beh, non mi importa. Comunque ragazzi, questi erano i ragazzi! Non del collegio. Cinzia, devi farti entrare in testa che è la caserma, non il collegio. La caserma, qui. Ecco, quindi erano loro. Anzi, mi sembra che ci siano più ragazzi che ragazze. Quindi in questo caso erano 6 ragazze e 6 ragazzi. Ma forse ce ne sono 15 di ragazzi. Non lo so. Comunque, fatemi sapere con tanti pollicioni in su se vi va di vedere anche la prima puntata, cioè la reazione alla prima puntata, che sarà il 27. Fatemi sapere nei commenti e mettendo un pollicione in su, così io capirò se vi può piacere. Ok? Vi saluto, vi mando un bacione enorme, vi invito tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Bye!